Dottor Ardizzoia, quali sono le speranze e le aspettative dei malati di cancro oggi? Le speranze, e giustamente anche le aspettative, sono sicuramente diverse rispetto a quelle di qualche decennio fa. Oggi di cancro si può guarire, si può sempre essere curati, si hanno a disposizione tecnologie e metodiche sempre più nuove, le si hanno a portata di mano anche nel territorio lecchese, e questo vuol dire poter guarire di più, vivere meglio, perché il passo successivo è proprio quello di curare la persona nella sua completezza, quindi sia negli aspetti sanitari, ma anche in quelli sociali, in quelli lavorativi, in quelli familiari, in quelli affettivi. Quindi una cura globale dei nostri pazienti oncologici. Un passo importante sono anche gli screening tumorali, per cui però la gente o non è informata o ha un po' di ritrosia nel farli. Sì, questo è assolutamente vero. Gli screening sono un'arma fondamentale al giorno d'oggi. La prevenzione è in grado di ridurre del 30% la mortalità per cancro. Quindi assolutamente bisogna partecipare agli screening. Bisogna dimenticarsi un attimino della parola cancro e della paura che questa può ancora creare in noi. Ci sono anche dei farmaci di nuova generazione mirati che non sono, diciamo, colpiscono a 360 gradi, ma vanno a prendere, le cellule ammalate. Sì, questo è verissimo, sono i nuovi farmaci biologici, farmaci spesso definiti intelligenti, che vanno ad agire su bersagli particolari delle cellule tumorali e che vuol dire che dovrebbero essere più efficaci, meno tossici e che le nostre terapie diventano sempre più personalizzate verso una determinata persona, una determinata malattia e ottenere quindi risultati più efficaci. Farmaci che sono assolutamente a disposizione in tutte le aziende ospedaliere. Una recente innovazione sono anche farmaci orali, vero? Sì, spesso questi farmaci biologici sono farmaci orali e che vuol dire rendere anche più umane le nostre cure, e evitando spesso accessi multipli in ospedale, terapie che spesso possono spaventare perché fatte endovena. Una compressa al giorno sicuramente è molto più accettata anche da un punto di vista psicologico. Per i malati di tumore e cancro, quali sono gli impatti psicologici e cosa si può fare nei loro confronti? Allora, gli impatti dei pazienti oncologici sono più che altro delle reazioni psichiche che vengono scatenate dall'impatto del trovarsi di fronte a un qualcosa che cambia, la loro quotidianità e la loro vita. Hanno delle reazioni che vanno da, una reazione depressiva a una reazione ansiosa, dove comunque, c'è un cambiamento della quotidianità, dove, vivono delle reazioni di ansia, di agitazione, di irritazione. Dove possono esserci degli abbassamenti dell'umore, delle crisi di pianto e quindi anche un ritiro da quella che è la vita familiare, sociale e lavorativa. Per questi pazienti e anche per i loro familiari c'è un servizio all'interno del reparto di oncologia che si pone l'obiettivo di fornire un supporto, psicologico per far sì che queste persone riescano a elaborare e accettare quella che è la malattia, gli effetti collaterali a livello sia psichico che fisico, fisiologico che la malattia porta e che possono quindi aiutarli anche a recuperare quegli ambiti che vengono invece danneggiati dalla malattia oncologica, quindi un recupero sia dell'aspetto psicologico, un recupero delle loro relazioni familiari e sociali, un poter tornare al lavoro, un poter tornare al lavoro e alle loro attività con piacere e quindi anche una migliore qualità di vita. L'aspetto psicologico è solo una parte del percorso perché fa parte di un'equipe dell'ospedale che insieme a oncologi e reparto infermieristico curano il paziente. Sì, la figura dello psicologo è una figura che viene integrata nell'equipe, quindi ci sono appunto, come diceva lei, infermieri, medici, ma anche volontari e tutti insieme cooperano e collaborano per far sì che la persona abbia il maggior numero di risposte sanitarie che possano far sì che migliori proprio la sua vita. Quindi è un'equipe che si occupa di lui, davanti a lui e anche dietro di lui. Ci possono anche essere dei casi in cui a malattia, diciamo,
diciamo, pressoché guarita, c'è un ritorno del bisogno psicologico di assistenza. Sì, a volte la reazione psichica è, come dire, può essere quasi scollegata alla presenza nell'attualità della malattia oncologica. Capita che alcuni pazienti a distanza di anni, anche dalla fine delle terapie, quindi quando si trovano in una fase di follow-up, di controllo, abbiano dei crolli psicologici, perché è come se si andassero a riattivare delle paure, delle angosce, un dolore che a suo tempo forse non era stato ben elaborato, ma era stato un pochino così come superato di colpo. Quindi è importante che anche a questi pazienti che non stanno vivendo nel presente la malattia organica, ma che la stanno rivivendo a livello psicologico, venga data la possibilità di avere dei colloqui di supporto psicologico.